Innanzitutto buongiorno a tutti e un ringraziamento particolare alla vicepresidente del Senato Valeria Fedeli e un saluto a tutte le donne presenti in sala. Le chiediamo di ripercorrere la sua carriera di leader al femminile. Quali sono le caratteristiche in contesti diversi di una leadership femminile? Che cosa le ha insegnato la sua esperienza? Credo che la leadership sia leadership femminile o maschile, c'è poca differenza, nel senso che essere leader significa essere guida di un gruppo, significa che le persone che ti sono accanto condividono il tuo progetto e che il tuo modo di essere le coinvolge in modo particolare. Quindi non credo che ci sia un modo di essere leader al femminile e una leadership al maschile. Credo che innanzitutto leadership significhi prendere in considerazione non gli interessi personali, ma l'interesse del gruppo che si deve guidare. E per quanto riguarda l'accesso a ruoli dirigenziali, contesti diversi, hanno risultati diversi? Beh, questo invece è un pochino più difficile perché non sempre i leader sono riconosciuti da chi devono essere riconosciuti, a volte anche i leader fanno un po' paura perché il leader generalmente ha una personalità forte. Se vogliamo dire che purtroppo a livello femminile ci sono pochissime donne, ad esempio presidenti di federazione o anche che fanno parte del consiglio federale delle varie federazioni, sì, sono pochissime e continuano a essere molto poche, poche. E in Australia o in altri contesti che conosce, ci sono situazioni simili o migliori, peggiori? Diciamo che nel panorama internazionale i paesi nord europei, cito la Norvegia o la Svezia, la Danimarca, ma anche la Germania, su tutti sono i paesi che hanno valorizzato il ruolo della donna nello sport e l'hanno valorizzato tantissimo nello sport, nella politica, in tutti gli ambiti lavorativi. In Italia facciamo ancora un po' fatica, sì, siamo un pochino indietro rispetto a tutti gli altri paesi. Nel 1985 è stata tra le firmatarie della Carta dei diritti delle donne nello sport. Cosa si è concretizzato da quegli anni ad oggi? Ma innanzitutto in quel periodo, cioè, abbiamo intrapreso un percorso per il riconoscimento del diritto allo sport delle donne e per una maggiore, e quello che abbiamo ottenuto, secondo me, è una maggiore visibilità a livello di sport femminile e soprattutto dell'eccellenza al femminile. Abbiamo reso sicuramente più sicuri i campi d'allenamento e anche se molto lentamente in Italia abbiamo iniziato a scardinare, cioè, una serie di stereotipi e di pregiudizi che sono già superati in altri paesi, come ho detto prima. Purtroppo in Italia non si riesce a capire l'importanza sociale ma anche economica dell'affermazione dello sport al femminile. Questo è un problema che continua a persistere in Italia. Finché non si capisce che le donne rappresentano le donne che praticano lo sport, che sono coinvolte nello sport, sono una forza lavoro, finché non capiamo questo e non valorizziamo questo, a mio avviso il gap con i paesi stranieri rimarrà sempre, si accentuerà sempre di più. In questi mesi è stato presentato in Parlamento un disegno di legge che promuove la parità tra i sessi anche per la pratica professionale dell'attività sportiva. Quanto l'esplicito riconoscimento del professionismo sportivo per le atlete può fare da traino all'allargamento della base delle partecipanti? No, ma sicuramente può fare da traino ed è molto importante. Diciamo che a mio avviso le donne hanno ottenuto medaglie e successi anche prima dei riconoscimenti formali e giuridici. Il problema è che quante donne non sono riuscite a conciliare lo sport con l'esigenza del reddito, che ovviamente è un problema
è un problema di tutti. L'Italia credo che abbia un potenziale di competenze e di capacità nello sport che in questo momento si sono completamente defilate. Credo che sia il momento giusto di rendere possibile la dignità del lavoro nello sport per le donne, e soprattutto a livello di maternità, a livello di previdenza, perché è un lavoro come un altro, perché la donna che fa sport impiega gran parte della sua giornata in questa attività. Come d'altronde è garantito per gli uomini. Esatto, ma per gli uomini è garantito, cioè gli uomini che fanno sport alla fine possono fare gli allenatori, i medici, i fisioterapisti, i giornalisti, i commentatori televisivi, gli allenatori. Per noi e anche nel mondo femminile tutte queste cose non ci sono. Se noi anche guardiamo ad esempio alle nazionali femminili, la maggior parte sono allenate da uomini, non sono allenate da donne. E forse per la gente comune, magari non è un problema, però noi che siamo dentro, ma noi sappiamo quante sono le donne che meriterebbero di stare in posti che in questo momento sono occupati da uomini, che non si sa nemmeno chi siano. A livello internazionale, io vi posso solo dire una cosa, per allenare una nazionale femminile, ogni donna deve avere un background enorme, enorme. Molti degli uomini che sono e che allenano invece le nazionali femminili, e qui parlo proprio del contesto internazionale, non sono nessuno, non si sa dove hanno, cioè io devo aver giocato in nazionale, ho avuto 153 presenze in nazionale, alleno una nazionale femminile. Gli uomini attualmente che allenano le nazionali non hanno questo passato, e tra noi e un uomo che non ha passato, generalmente le federazioni scelgono gli uomini che non hanno un passato. Questo al di là, questo devo dare merito alla federazione italiana che ha scelto Caprini, è ovvio, c'erano anche tante altre donne che potevano prendere questo incarico, però è stato scelto Caprini, che comunque è un campione del mondo, ci sta, ma negli altri paesi i signor nessuno sono veramente tanti. E quindi un auspicio, qual è il futuro delle donne nello sport? Innanzitutto credo che sia importante che le donne possano intraprendere una carriera sportiva e avere una remunerazione che poi è la stessa remunerazione che hanno gli uomini che intraprendono un'attività sportiva. Secondo, al di là di questo, servono anche delle garanzie, perché generalmente una carriera finisce in 15 anni, ma quando tu hai investito tutto il tuo tempo in questo, se poi devi scegliere completamente un altro lavoro, fai fatica. Allora, credo che se si aprissero più opportunità per le donne come dirigenti sportive, come allenatori, come allenatrici, come commentatrici, allora forse le cose un po' cambierebbero, perché sarebbe un'opportunità di lavoro. Ma oltretutto sarebbe anche importante, un'occasione che l'Italia non può perdere, perché è una forza lavoro, una forza economica che in questo momento noi stiamo mettendo da parte e secondo me invece è giusto valorizzare. Grazie a tutti, grazie dell'invito e un saluto particolare alle donne del WISP con le quali ho condiviso molti anni fa un'esperienza appunto con il calcio.